Del TAM, benvenuti al Parco del Benessere. Siamo qui dove abbiamo appena assistito a una partita valevole per la Ligue 1, Monaco-PSG. Quest'ultimo si è imposto per 9-6. Abbiamo qui il team manager del Monaco. Come spieghi questa sconfitta secondo te? Cosa è mancato alla squadra? Non siete riusciti a rimontare per il risultato? Cosa vi è mancato? Non c'è stata serietà. Abbastanza serietà in mezzo al campo, anche da parte mia, non c'è serietà. Guarda, ci hanno voluto fare l'intervista, è stato scostumato, non passavano la palla, cioè perché loro già avevano la qualificazione, quindi non hanno giocato seriamente. Ecco, vi è mancata forse organizzazione di gioco di squadra, spirito di squadra. Sì, infatti vedevamo che in difesa non tornava nessuno, giocavano a cazzo. Nessuno se ne fregava di questa partita, insomma. Va bene, ringraziamo Scotti, passiamo invece a Di Maio, uno dei migliori in campo oggi, grande prestazione. Ma la posso andare? Testa dove? Certo, puoi andare, grazie. Prego. Uno dei migliori in campo, dicevo, grande prestazione, 4 gol per te. Come giudichi la tua prestazione? Davvero concreto sotto porta, no? Sì, diciamo che sono stato abbastanza concreto, anche se diciamo qualche gol l'ho mangiato anch'io. E sono contento per la qualificazione, perché comunque ce la giocavamo noi in questo turno. E speriamo di andare bene avanti nel torneo. Bene, parliamo della prestazione della squadra di oggi. Primo tempo siete andati subito sopra, poi c'è stato un momento in cui il Monaco ha creduto alla rimonta e voi vi siete rilassati un po', ecco lì cosa è successo? Sì, diciamo nei secondi tempi abbiamo sempre un calo fisico, perché comunque non siamo molto allenati e vabbè, comunque c'è molto agonismo tra di noi, c'è tanta voglia di fare, quindi sono contento per la squadra, per la prestazione di tutti quanti. E infatti si vede il PSG autore di una grande prestazione. Bene, grazie. Ringraziamo Di Maio, è tutto.